Siamo in provincia di Brescia, comunità montana di Valle Trompia. In questo momento siamo su un tratto di greenway, di pista ciclabile. In questo caso siamo su un tratto che collega il comune di Pezzase con il comune di Bovegno. La greenway è un progetto all'interno del programma Attivare, supportato e finanziato da Fondazione Cariplo. L'obiettivo del progetto greenway è quello di supportare e sviluppare il cicloturismo nelle sue varie sfaccettature, quindi sia il turismo soft, quello per le famiglie, per i gruppi, quindi su ciclabili dedicate come questa, ma anche la mountain bike e poi anche la road bike, quindi la bicicletta per chi va su bici da corsa. Avremo un percorso continuo su slow bike come questa, che collega la città di Brescia con l'Alta Valle Trompia e con l'Alta Valle Sabbia. ByteDance è una realtà che è nata circa 4 anni fa. Il ruolo della nostra associazione all'interno del progetto Attivare è innanzitutto quello di tracciare tutti i percorsi del progetto Greenway. Trattiamo anche tutta la parte di sito e comunque di comunicazione degli itinerari stessi. Per citare alcuni numeri della Greenway, stiamo parlando di una mappatura di circa 60 itinerari in tutto. Ci sono le due asse ciclabili, poi ci sono una ventina di itinerari mountain bike in Valle Sabbia, una ventina in Valle Trompia e una ventina di itinerari in bici da corsa che invece si accavallano un pochino tra le due valli. Un'altra peculiarità del progetto Valli Resilienti, della Greenway soprattutto, è quella di sfruttare la caratteristica della bicicletta e di potersi muovere, quindi di poter collegare con gli itinerari diverse realtà che vanno oltre al mondo del ciclo, quindi altri progetti che si stanno sviluppando con il progetto di Attivare. Prevede un percorso di circa 70 km. La peculiarità sicuramente della Greenway è il percorso di crinale che parte dal Maniva e arriva fino a Brescia, quasi unicamente su sentieri, e è un percorso davvero molto interessante per un range ampio di persone. Si può arrivare veramente a vedere le vette più alte in Maniva e arrivare fino in Piazza Arnaldo a farsi l'aperitivo. Quindi è un percorso che unisce due zone completamente diverse e con davvero interessi completamente diversi. La ciclabile slow bike, quindi quella dedicata alle famiglie o al turismo più dolce, permette di godere sicuramente del paesaggio di queste zone. Nelle due valli ci sono moltissimi musei, soprattutto legati alle fucine, al passato minerario. Non solo la parte storica diciamo, può essere valorizzata dal percorso cicloculturale, ma anche la parte agricola. È possibile raggiungere diverse aziende agricole, degustare prodotti locali, prodotti tipici. Sempre all'interno delle realtà rurali e agricole di interesse per la Valle Trompia c'è il borgo appunto agricolo di Rebecco, un borgo rimasto, diciamo, conservatosi intatto con le sue architetture originarie. In Valle Sabbia le peculiarità sono di tipo paesaggistico. Ci sarà un passaggio molto spettacolare con una passerella su roccia, un passaggio molto suggestivo, e permetterà inoltre il collegamento fra il comune di Vestone e il comune di Barghe. A Barghe la ciclabile passerà nelle vicinanze della centrale idroelettrica, che è anch'essa oggetto di un importante intervento di riqualificazione all'interno del progetto Valli Resilienti. E ci sarà anche una ciclofficina e un punto ristoro per i ciclisti che vorranno approfittare di una merenda, di una pausa a chilometro zero.